Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi andiamo a utilizzare questi ricami in paillette, come vedete sono abbastanza grandi, che appunto ho preso da BB Craft. Vi lascio anche sotto nell'info box il video unboxing dove potete vedere appunto l'acquisto che ho fatto. E questo video è un video in collaborazione appunto con BB Craft. Poi andremo a utilizzare queste che erano di un altro acquisto, sempre BB Craft, che vi metterò anche questo nel link di un altro appunto unboxing. Quindi due cose per andare a rimodernare, a ricamare questo cappotto. Ok, questo è il mio cappotto, vedete? E qui vedete nel collo c'era un altro ricamo di quelli termoadesivi e quindi è rimasto così rovinato. Mi dispiace perché è un cappotto nuovo, lungo, 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 lungo. E quindi andremo a fare questo lavoro di ricamo, ok? Proprio su questo revers. E ho pensato di utilizzare, c'era rimasto un pezzo di pizzo perché stavo vedendo se poter mettere anche un pizzettino, adesso vedo. Ma andremo a utilizzare dei pezzi di questo, appunto, che ho ritagliato, e andremo a metterli. Aspettate che magari, ecco, facciamo così, lo mettiamo in una posizione più comoda, qua. Andremo a cucire questi ricami sul revers. Adesso, come vi ho detto, metterò anche un po' di pizzo e qualche perlone. Vi farò vedere mano a mano come li vado ad applicare. Prima userò degli spilli, e poi andrò tutto a cucirlo qua sul revers e farò un cappottino da sera. Facciamo così. Nel frattempo ritaglio uno di questi, ritaglio tutto per bene nei bordi. Vedete che qui c'è ancora un po' di retina, devo proprio toglierla del tutto. Per toglierla del tutto a volte basta anche solo un po' di accendino appena appena e si ritira e quindi non si vede più, e poi dopo lo andrò a mettere con gli spilli. Vedete qua, per esempio, con l'accendino nei bordi appena appena, vedete che si ritira la rete. Quindi appena appena appena, e vado a rifilare tutti i segmenti che poi andrò ad attaccare. State molto molto attente perché si potrebbe bruciare. Vedete qui, per esempio, ce n'è un pezzettino qui. Questo qua, per esempio, in 2 secondi se ne andrà. Facciamo così e andiamo a ritagliare tutti questi pezzi che poi andrò a cucire. Ecco qua, allora ho già puntato, vedete, con gli spilli. Qui per esempio c'è ancora del bianco e anche qui. Probabilmente questa era proprio la colla di quel ricamo che gli avevo attaccato prima. Però vedete che ho fatto tutto il revers così. E adesso andrò a prendere i perloni che vi ho fatto vedere prima. Cerco magari qualcuno di carino. Ok, questi tipo. Scusate che vedete. E li andrò a mettere nei punti dove vedo che c'è appunto queste macchiette bianche. Quindi anche qui con ago e filo nero andrò a posizionarle e a vedere dove posso metterle. Ecco qui, per farmi un'idea, ho messo degli spillini dove ci sono i fori per appunto andare a riempire questa zona. Quindi metterò un altro, magari come questo, per fare un po' un motivetto. Poi magari c'è, cioè qui lo metterò anche qui, ok? Metterò anche qui un altro e magari qua sopra un altro ancora, in modo da riempire questi spazietti vuoti e a fare tutto il reverino qua. Magari arrivo fino a qui, poi qui non so se metterne altri. Penso comunque di fare solamente questo qua, questo pezzo qua. Questo qui va cucito dietro oppure girato in dentro, adesso vedo. Comunque questo qui lo va a coprire, vedete, tutto il pezzettino rovinato. Ed ecco qua che io farò il mio cappotto così. Poi adesso vedo se mettere altri pezzi in un altro lato, o nelle maniche anche nelle maniche mi piacerebbe molto mettere
il ricamo qua, anche nella manica. Adesso vedo se, visto che ne ho 4, vedo se magari mettere anche questi qui nella manica così, ecco, vedete? Anche questi nella manica potrebbero essere carini da inserire. Adesso comunque vado a cucire tutto quel pezzo piano piano, vi farò vedere come, con dei piccoli sottopunti e belli stretti comunque per fare in modo che non si stacchi più. Quell'altro è durato circa un annetto e mezzo, quell'altro che avevo attaccato. Però sì, non l'ho messo molto questo cappotto per quello che dicevo, volevo un po', rimodernarlo. Ecco qui, vedete, qui per esempio nella manica ci starebbe proprio bene. Adesso vedo come, se mettere un rametto così che va su per la manica, oppure nella manica chiaramente opposta, oppure in tutte e due. Adesso vedo. Nel frattempo, cambio postazione e andiamo a cucire. Eccomi qua. Allora, sto usando un ago normalissimo e del filo in poliestere, quello per la taglia cuci che va benissimo. E potete usare anche il filo di seta se volete, che è un po' più resistente. L'avevo, ma preferisco farlo con questo perché voglio vedere di riuscire a farlo bene e non farlo vedere. Allora, qui adesso io devo andare a cucire per bene tutto questo ricamo sul cappotto. Cosa faccio? Mi metto il lavoro in una posizione comoda. Queste le andrò a mettere dopo, adesso le lascio comunque lì. E vado a iniziare da qua sopra. Scusate che sposto un po' di cose. Adesso io dovrei usarlo, dovrei tenerlo sulle gambe, lo sto tenendo sul tavolo, ma è giusto per farvi vedere un po' come faccio io a cucirlo. Allora, qui ho un nodo, lo metto qua sotto, così non si vedrà. Se siete capaci di fare anche senza il nodino, va bene. E poi vado a cucire, vedete qui c'è questo bordino, vado a cucire qui sotto, tiro il filo piano piano senza tirare troppo, ma neanche troppo lento, prendiamo solamente il primo strato del feltro del mio cappotto, quindi attenzione a non passare dall'altra parte, vedete che dall'altra parte è pulito, quindi sto prendendo solamente un pochettino di panno, ecco. Scusa qui, quindi vado indietro e faccio questi puntini piccoli e mi sposto sempre con l'ago, attenzione a non farlo ingarbugliare, mi sposto sempre con l'ago di un pochettino, ma cucio sempre qui vicino al bordo. Adesso dovrei tenere anche il ditale che magari mi romperei meno le dita. Filo troppo lungo, se è troppo lungo lo accorciamo, e poi sempre così. Lo so, è un lavoro minuzioso, un lavoro di pazienza. Vi guardate un film, vi ascoltate della musica, fate qualcosa, ascoltate qualcosa mentre lo fate, insomma, provate a rilassarvi con questa cosa. La soddisfazione più grande sarà quella di indossarlo, questo capottino, sabato sera, perché comunque andrò fuori con i miei amici e togliamo via lo spillo. Piano piano, ecco, togliamo gli spilli, li accantoniamo da una parte. Attenzione perché possono cadere. Mi metto il mio lavoro sempre in posizione comoda per lavorare. Come vi ho detto, queste cose si fanno un po' sulle ginocchia, diciamo. Però facendolo sul tavolo, tengo la testa più dritta. Mi sono accorta che quando faccio dei lavori di cucito, tengo la testa bassa e poi viene la cervicale. Ok. Dicevo prima che su BB Craft ci sono tanti tanti articoli anche per il cucito. Andate a vedere perché magari per chi ha questa passione dei ricami, ci sono anche diversi di questi sticker, di questi patch, sono carini, e alcuni accessori che magari possono servire per tagliare il filo, per alcuni filati, alcuni aghi, ecco,
magari date, attenzione a non prendere le pagliettine. Vedete, abbiamo già fatto un pezzettino così, in pochi minuti, quindi non sarà un lavoro di ore e ore, eh? Anche perché queste sono applicazioni già fatte e quindi non dobbiamo fare nient'altro. Qui tengo sempre un occhio al bordo per farlo rimanere magari sul bordo, perché qui era un po' rovinato, abbiamo detto, però cerco di stare in una posizione giusta, insomma, di non... Ecco, vedete qui ho lasciato un po' di più, magari se vediamo che possiamo fare dei punti un po' più lunghi sotto, li facciamo sotto più qua invece piccolini con un po' nel sutace, eh? Quindi qua vado a cucire qua piano piano, mi faccio tutto il disegno. Lo so, è un lavoretto un po' così minuzioso, ma dà soddisfazione poi il risultato finale. Se poi lo fate per lavoro non vi cioè, le persone non capiranno mai, perché magari lo potevo fare anche a macchina, potevo andare anche sotto la macchina da cucire, però poi dall'altra parte si vede, non so, preferisco sempre fare le cose a mano, perché secondo me è meglio. Qui, per esempio, che c'è la puntina, non voglio che venga su e quindi vado qua e accavallo il filo dall'altra parte. Non si vedrà lo stesso perché comunque essendo scuro nero. Poi comunque anche se si vedrà qualche puntino, pazienza, però ecco, adesso ci sto proprio prendendo contro la cam, scusate, traballerà un pochino, ok. Vado qui, ecco, vedete che ho fatto un accavallo là in fondo che si noterà appena appena, cioè proprio una cosa minima, poi comunque non si vede. Quindi anche qui puntino piccolo e mi sposto con l'ago di 4-5 mm. Torno indietro sempre e gli faccio il punto indietro. Io lo faccio così. Poi magari c'è anche chi fa altri punti o a cavalli, eccetera. Io preferisco fare così perché comunque risulterà bello pulito, il lavoro non si vede, il lavoro, cioè la cucitura non si vedrà perché rimane appunto qui, ecco, cerco di spostarlo. Rimane appunto sotto a questo bordino, quindi non si vedrà assolutamente. Poi, se invece dobbiamo fare una borsa o qualsiasi cosa, attaccare queste decorazioni, applicazioni, scusate, queste applicazioni decorate ad una borsa, possiamo cucire a macchina il pezzo prima di fare la borsa, prima di fare l'accessorio che vogliamo. Adesso questo magari sarà un cappuccino da sera, certamente non andrò a fare la spesa alla Conad, però è da me. Magari se è un giorno che mi sento abbastanza in forma, posso anche andarci a fare la spesa con un cappuccino così. Allora qui vado dall'altra parte, vedete, abbiamo già fatto insieme tutto questo pezzo qua. Adesso io proseguirò prima da una parte e poi dall'altra. Chiaramente quando arrivo qui posso anche spostarmi, con l'ago, finire il filo e poi andare da qua, non è una regola fare tutto il giro, però qui per esempio li ho sovrapposti, vedete, vi faccio vedere anche come li ho sovrapposti. Allora qui per esempio erano due pezzi perché il disegno ha tutta un'altra forma, vedete, è sotto, quindi dopo io qui andrò a tirarlo bene bene e a cucirlo qua, ok, in modo che questo qui sia fermo. Io comunque non so, credo di poter andare avanti per conto mio e poi magari arrivare dove ci sono i perloni per farvi vedere come cucire anche quelli. Però penso che fino a qua non ci sia niente, tutto ripetitivo è la cosa. C'è proprio una cosa molto elementare. Però magari ecco, oggi una mia amica mi ha detto, io per esempio non saprei farlo. Ho detto va bene, allora faccio vedere anche la cucitura, perché sennò vi faccio vedere solamente l'inizio e la fine come l'avevo fatto. Però, visto che questi lavoretti magari c'è chi li fa sempre, c'è chi non li ha mai fatti, potrebbe essere anche una... Adesso con gli spilli mi si sta ingarbugliando tutto il filo.
Per chi non l'ha mai fatto, magari potrebbe essere una cosa carina impararlo così. Poi magari, come vi ho detto, potete anche scegliere altre applicazioni e vedere. Queste qui di BBCraft mi piacciono perché pensavo fossero molto più piccole in realtà dalle foto, mentre invece c'erano le misure, potevo guardare meglio le misure. Quindi quando guardate questi siti online, guardate sempre la misura, prendete un righello e fatevi la vostra idea di come sono grandi, perché questi qua erano piuttosto grandi, mi piacevano anche, però magari se fossero stati un po' più piccolini forse sarebbe stato, credo, meglio, però non so. Visto che riesco a recuperare il mio cappottino, ero proprio, mi piaceva tanto perché è lungo, stretto lungo e copre molto bene le gambe e tutto, quindi mi piaceva molto anche la forma, così bello dritto. Poi magari mi farò la foto di come mi sta addosso. Quindi per le feste di Natale avrò il mio cappottino glamour. Qui io continuo ad andare avanti così, farò tutto il giro e ci rivediamo dopo, magari per attaccare un perlone insieme, che comunque i perloni si attaccano così con dei punti dentro e fuori, si va dall'altra parte dentro e fuori, ma ve lo faccio vedere, magari ecco, ve lo faccio vedere fra poco. Quando faccio questo, poi dopo proseguo. Ecco qua, allora ho finito tutto questo pezzo. Adesso ho finito anche l'ultimo punto, ho fatto la mia asolina. Vado dall'altra parte col lago e taglio il filo da questa parte, così non si vedrà la puntina, questa puntina qui nella parte dritta, ok? Quindi ho cucito tutto questo pezzo qua, ci ho messo 10 minuti, l'orologio proprio poco. A questo punto vado ad attaccare il perlone nero, nero su nero, magari si vede poco, però è abbastanza facile attaccarli, quindi vi faccio vedere un po' come faccio io. Questi qua li ho attaccati anche tante volte anche sui jeans o su altri indumenti, quindi in un pacchetto ce n'erano tanti, erano un altro unboxing, non era in questo, però visto che è della stessa marca, della stessa ditta, lo vado a fare. Allora, io qui il nodino lo nascondo qua sotto, ok? Qua sotto tiro e vado a prendere il mio perlone, eccolo qua, lo vado a posizionare bene, tengo stretto con le mani, col dito, qua. Prendo un po' di capottino e un po' di entro dentro il perlone. Filo sempre semplice, mai mettetelo doppio perché doppio si può annodare di più, quindi pensate di fare prima, ma invece magari no. Quindi prendiamo un altro po' di capottino, torniamo nel perlone, tiriamo 4-5 volte, tanto per renderlo proprio stabile, stabile. Ok, ora, come vedete, io ho staccato il filo per fare questo, perché a volte il perlone si può staccare e così non andate a disfare tutto il resto del lavoro che avete fatto. In questo caso io mi sposto col lago. Vi faccio vedere così nel cappottino ed esco qui, quindi fermo il filo così in modo da essere già dall'altra parte circa, magari andiamo ad aggiustare il tiro, però ormai è da tanto tempo che lo faccio quindi ho già le misure. Ok, sono qua, prendo un altro po' di cappottino, torno nel perlone, cappottino, perlone, 3 volte, questa è la terza, ok, questa è la quarta, fatelo tante volte, non risparmiate tempo in queste cose perché poi se si stacca,
è un problema. Dovrete fare il doppio del lavoro. Ok, qua andiamo a fare una fermatura qui sotto. Entro dentro così. Faccio la mia asoletta. Sto finendo anche il filo, quindi sto proprio centellinandolo. Lo faccio due volte. Nero su nero non si vedrà nulla, per cui possiamo anche fare due fermi così e andiamo dall'altra parte e rifacciamo la stessa cosa di prima, quindi andiamo a tagliare il filo qua dietro. Attenzione appunto a non farlo ingarbugliare. Tagliamo qui. C'è anche attaccato un pezzo di scotch. E vedete che abbiamo attaccato anche il perlone, che si vedrà e non si vedrà, eh? Chiaramente quel vedo non vedo, però luccica, ok? E quindi sarà lì in mezzo. Poi magari dopo vedrò di metterne qualcun altro, perché già che ci siamo, visto che è esagerato, esageriamo del tutto. Ok, quindi adesso io proseguo a cucire tutto il resto, andiamo un pochettino, e poi vi farò vedere alla fine com'è venuto. Spero, appunto, bene, però già così mi piace molto perché vedo che sta venendo proprio bene, 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 bene. Ok? A dopo. Ecco qui, ragazze, allora vedete, ho recuperato proprio tutto il cappotto e ho fatto il mio ricamo. Come vedete, i punti non si vedono. Adesso lo devo ancora un po' riguardare, però i punti non si vedono proprio, a parte questi qui, nero su nero delle pietruzze, però l'ho proprio rifatto. Ok, poi qui nella manica ho messo l'altro pezzo che mi era rimasto, quindi con un ricamo solo, un pezzo solo, ho fatto tutto questo revers e anche la mia manica. Ok, tutto girato così. Qui dove c'è l'aggiunta vi faccio vedere, purtroppo è così, però l'ho messo sotto e non è che si vede, perché comunque è sotto nella manica. Tutti questi pelucchi qua li toglierò con il levapelucchi, quello Singer, che toglie via proprio i pelucchini dalle cose. E poi qui invece metterò due bottoni dorati. Ecco qua il mio cappotto finito. Direi che come materiale molto molto bello. Non ha difetti, non aveva difetti. Quindi io ringrazio BB Craft che appunto mi ha dato l'opportunità di provare questi prodotti. Questo qui era il ricamo intero, ve lo metto qui, ve lo faccio rivedere. Il ricamo intero, vedete com'era grande così? Io ho tagliato tutti i pezzettini e l'ho messo insieme diversamente. Quindi il ricamo che vedete adesso, magari ecco, aspettate un attimo che giro questo. Potevo anche benissimo ritagliarlo unico, e metterlo dietro, però veniva proprio troppo grande e non mi piaceva. Mentre invece facendo così ho utilizzato un solo pezzo e le pietruzze che appunto avevo comprato di resina che avevo comprato nell'altro unboxing. Quindi vi metterò tutti e due i video, tutti e due, scusate, i link e anche i video unboxing così. Potete andarli a rivedere se vi piacciono. Quindi con un solo ricamo abbiamo fatto un cappotto intero. Adesso qui questi altri quattro, non so se farò delle decorazioni natalizie o qualcosa, magari ve le farò vedere in un altro video creazioni. Nel frattempo però vi dico che sono molto soddisfatta del mio operato perché è venuto proprio un bel cappottino elegante da sera, chiaramente, però anche da giorno io. Lo metterò sicuramente anche di giorno. Che a me le paillette piacciono anche di giorno. Che devo fare? Tutto quello che brilla mi piace. Quindi grazie mille BB Craft. Ragazze, se volete provare questi prodotti, mi raccomando, mettete il codice sconto che trovate nell'info box e sarò appunto molto contenta se vedrò altre creazioni fatte appunto con questo ricamo. Io vi saluto, ciao e alle prossime.